Medici, chiarissimo professor Saverio Russo. Buongiorno a tutti, io ringrazio gli ospiti che così numerosi hanno voluto essere qui oggi, il ministro, in primo luogo il ministro Massimo Brai, ringrazio il presidente Vendola, ringrazio il prefetto, le altre autorità, il Mongello e gli altri consiglieri regionali, assessori regionali che sono qui, e le autorità civili e militari e tutti i cittadini più numerosi affollano questa nostra lavagna. L'iniziativa di oggi fa parte di una iniziativa articolata in due momenti. Oggi è il 22 novembre, è dedicata, come leggete nei manifesti, a patrimoni culturali e paesaggi di Puglia e d'Italia fra conservazione e innovazione. Il primo momento è dedicato prevalentemente a conoscenza e tutela e intendiamo lasciare traccia scritta pubblicando negli atti. La nostra iniziativa è organizzata dal Servizio Beni Culturali dell'Assessorato alla Qualità del Territorio e Beni Culturali della Regione Puglia e ringrazio i funzionari di questo assessorato che si sono adoperati per la sua realizzazione, oltre che appunto dal nostro Dipartimento, e si avvale, come è stato detto, del sostegno di altre strutture. A questa iniziativa si è pensato di associare anche l'inaugurazione del polo umanistico, cioè della sede del nostro Dipartimento, che nasce dalla fusione, dalla convergenza della Facoltà di Lettere, di cui è stato preside il professor Gianni Cipriani, della Facoltà di Scienza della Formazione, di cui è stata ultima preside Isabella Loiodice, del Dipartimento di Tradizione e Fortuna Antica, di cui è stato direttore Marcello Marini, e del DISCO, Dipartimento di Scienze Umane, di cui io stesso ero direttore. È la seconda volta che un ministro dei beni culturali viene a Foggia negli anni della Seconda Repubblica. All'inizio del 1996 il ministro Paolucci venne ad inaugurare al Museo Civico la mostra su Arpi e l'ipogeo della Medusa, all'inizio di una fase che sembrava promettente per la tutela attiva dell'area di quell'importante città d'Aunia, una vasta area sottoposta a vincolo ma predata quotidianamente dai tombaroli. Si parlò allora dell'avvio, quantomeno, di un progetto di valorizzazione di una delle sue testimonianze più significative, la tomba della Medusa, la cui immagine campeggia sul manifesto di questa manifestazione. Drammatica è la vicenda di questa tomba, dal recupero della Medusa in avanti, l'84 ricorderanno gli studiosi di cose archeologiche e i foggiani che l'immagine, il frontone della Medusa fu recuperato fortunosamente dopo un incidente stradale nella Bellinese. Più fortunata è invece l'operazione di tutela e valorizzazione dell'edificio in cui ci troviamo, già ospedale dei Fate Bene Fratelli, poi ospedale civile, a lungo abbandonato e ridotto a rudere in molti suoi tratti. Ricorderà la vicenda relativa a questo edificio più in dettaglio il rettore, il professor Porte. A me piace ricordare che alcuni di noi, con il sostegno dell'allora rettore Muscio, si sono battuti perché questa università fosse soggetto attivo nella rigenerazione e nel recupero del tessuto urbanistico di una parte importante della città di Foggia. L'operazione, credo si possa convenire, è riuscita. E da un anno offriamo ai nostri studenti, ai nostri ricercatori, spazi adeguati per lo studio e il lavoro, anzi vorremmo che lo frequentassero di più sia gli studenti che i ricercatori. E offriamo a loro e a tutta la città una biblioteca bella, accogliente e modernamente attrezzata che alcuni di voi già conoscono. Consentitemi in conclusione di esprimere il rammarico per il contesto politico in cui purtroppo è venuta a cadere questa giornata, in un clima politico che rischia di vanificare i sogni non di un mitico Eldorado del paese della cuccagna, ma di un paese normale dell'Occidente europeo.
e lo dico da docente di questa università, oltre che da padre di due figli adolescenti. Lo dico da docente che quotidianamente è testimone e spero ausilio degli sforzi di conoscenza e di apprendimento di non pochi dei nostri studenti, il cui impegno non infrequentemente deve lottare contro le difficoltà del nostro contesto territoriale e i gravi problemi economici. A questi ragazzi dobbiamo offrire opportunità, non gli scenari di un paese perennemente sul filo del precipizio. Grazie.